Chi non ama i mattoncini Lego? Credo tutti, grandi e piccini. Per i più piccoli però nasce Lego Life. Di che cosa si tratta? Ve lo spiego tra poco qui su Tech Princess. Da qualche tempo è nata l'app Lego Life, una sorta di social network iperprotetto dedicato ai bambini fino ai 13 anni. Ovviamente niente vieta agli adulti di iscriversi per condividere a loro volta le loro creazioni. Sì, perché Lego Life serve proprio a questo, a fotografare le proprie opere d'arte di mattoncini per poi mostrarle a tutta la community. Perché dico che Lego Life è un ambiente iperprotetto? Semplice, perché tutte le foto sono sottoposte a moderazione prima della pubblicazione. In questo modo il team Lego può verificare che lo scatto contenga un contenuto adatto ai più piccoli e che al suo interno ci siano unicamente le creazioni degli utenti. È infatti vietato condividere foto che includano gli esseri umani o qualsiasi cosa che non sia legata al mondo Lego. Inoltre non esiste una forma di commento testuale. Gli utenti possono infatti dimostrare il proprio entusiasmo utilizzando la Lego Keyboard, che contiene solo delle simpatiche emoji. Lego Life quindi impedisce ai bambini di condividere informazioni personali, immagini o qualsiasi cosa che potrebbe rendere possibile la loro identificazione o localizzazione. Per iniziare ad utilizzarla dovete recarvi sul Play Store o sull'App Store, scaricarla gratuitamente e poi creare il vostro avatar Lego. A questo punto potrete selezionare gli argomenti e le serie che più vi interessano, come City, Star Wars, Friends o Ninjago. Questo permette all'applicazione di mostrarvi informazioni e foto che incontrano maggiormente i gusti dei vostri bambini. Non mancano inoltre delle sfide che metteranno alla prova la vostra tecnica e la possibilità di vedere le vere e proprie opere d'arte dei Lego Master Builder, ovvero degli espertissimi costruttori in grado di ispirare i bambini di tutto il mondo. Sì, ho detto tutto il mondo! Lego Life è infatti disponibile anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Danimarca, Austria, Svizzera e nel 2018 anche in altri paesi. Questo significa che i bambini potranno, seppur inconsapevolmente, farsi ispirare anche da altre culture. Direi che anche per oggi è tutto, io vado a fotografare il Lego che ho costruito recentemente, voi però ricordate di seguire anche il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!